Beh, un importante confronto fra alte competenze del territorio regionale e anche a livello nazionale su uno sguardo verso le Marche del 2030. Consapevoli dei punti di forza di questo territorio, di quello di cui ha bisogno, e vedere anche nell'innovazione, nel digitale, in una crescita in termini di uso delle tecnologie una prospettiva interessante per l'intero sistema. La nostra regione ha vissuto anni complicati, ha bisogno di essere rilanciata su molti punti, da quello dell'area interna, in modo particolare quelle colpite dal sisma, ma anche per le altre che hanno bisogno di progetti per il rilancio, per l'attenzione nei confronti di chi ci vive, per le opportunità economiche, le connessioni, i servizi. Ha uno sguardo sul sistema più in generale, un sistema economico che va accompagnato in un percorso già iniziato ormai da tempo, in un mondo cambiato dove si compete con la competenza, si compete in un rapporto stretto nel sistema duale con l'alta formazione, nell'innovazione tecnologica, nella capacità di cogliere insomma quelle opportunità che il mondo di oggi ci dà, coniugandole con la tradizionale capacità delle nostre imprese di competere. Questo nel sistema pubblico, il sisma è un paradosso, miliardi disponibili per ricostruire, per fare gli investimenti, una strutturazione di quelli che sono i meccanismi e le regole che impediscono questo. È chiaro che il primo punto per una regione come la nostra è sbloccare queste risorse, avere regole semplici, come è accaduto a Genova col ponte Morandi, dove semplicemente togliendo di mezzo le norme nazionali, applicando le direttive europee, si riesce a lavorare in maniera molto più veloce. Farlo nel sisma è il primo punto di una Marche che può guardare il 2030 con uno sguardo diverso.